Siamo qui con l'assessore alla cultura di Pinerolo. Cosa succede oggi in Piazza Fatta? Piazza Fatta oggi presenta l'appuntamento che ormai è diventato una tradizione per la nostra città e presenta le Piazze della Scienza, che è un'iniziativa organizzata in collaborazione con le scuole di Pinerolo e con l'Associazione Naturalistica Pinerolese legata al Museo di Scienze. Ed è un'iniziativa importante non solo perché mette in primo piano l'aspetto scientifico, l'aspetto della sperimentazione scientifica, cosa di cui abbiamo molto bisogno proprio per sensibilizzare i ragazzi prima e la popolazione poi rispetto all'importanza, al ruolo, alla funzione che oggi la scienza e la ricerca scientifica può avere nel nostro territorio e nel nostro paese. Ieri per esempio ci sono state un altro appuntamento che sono state le gare di matematica svoltesi al liceo Corporato e che ha visto una massiccia partecipazione di ragazzi e di studenti di tutti gli ordini di scuola. Questa manifestazione oggi è l'appuntamento che vede da un lato i ragazzi e dall'altro il pubblico sempre più interessato, può vedere sempre più appassionato rispetto alle sorprese, rispetto alle novità che la scienza in termini di sperimentazione può proporre. A fianco di questa manifestazione che abbiamo qui oggi in Piazza Fatta abbiamo anche la mostra che viene organizzata, che è stata organizzata al Salone dei Cavalieri e che durerà per tutta la settimana, aperta ai cittadini ma anche alle scuole e alle diverse classi, proprio perché anche qui abbiamo una serie di ragazzi, di studenti che presentano esperimenti sul tema della luce, sul tema della chimica e sul tema del bosco, e sono anche qui momenti in cui concretamente si possono verificare ed evidenziare questi aspetti, questa conoscenza, questo approfondimento delle conoscenze, della chimica, della fisica e della natura, che sono davvero, davvero molto interessanti. Lei è? Io mi chiamo Ferruccio Marengo, sono un insegnante dell'Istituto Bor di Pinerolo, insegno il corso per feriti industriali, feriti meccanici e meccatronici. Cosa fate oggi in Piazza Fatta? Oggi ho collaborato con i miei colleghi, con i miei alunni nell'allestire uno stand di apparecchiature scientifiche che noi abbiamo a scuola per mostrare quello che facciamo all'interno dei nostri laboratori. Cioè, si tratta di laboratori di chimica, laboratori di meccanica e meccatronica, laboratori di fisica. Da un'altra parte, che è praticamente quello che il programmino che hai, gli aspirapolvere che ci sono adesso. Ah, quella G giocondo? Esatto. Vedi, c'hai questi sensori qua. Questa è la luce, vede, si vede molto poco la luce che c'è qua sotto e quindi non funziona. Allora abbiamo tre buchi, uno qua e uno qua. Allora, chi si offre volontario per tormentare il povero? Quando trovate la ferita giusta suona. Vai. Ce la fai? Vediamo se trovate dove c'è la ferita. Uno Martino e uno Andrea, dai. Allora, partiamo dalla prima su. Faccio io alto, sì. Suona? Metti qua. Suona? Allora la caviglia è stata così. Vai Andrea. Metti qua. Sì, amorino. Vai. Gli ho trovato la ferita. Gli ho trovato la ferita alla caviglia.